Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. Oggi volevo recensirvi City Hunter, la Complete Edition di Tsakasa Ojo, edito in Italia da Planet Manga al prezzo di 7,90€. Ci offre Planet Manga un'edizione particolare, perché al di là della solita carta molto trasparente, davvero qua non se ne può più, ci offre una sovraccoperta. E all'interno, e questo almeno mi ha dato un bel tuffo al cuore, un sacco di pagine a colori. Io mi aspettavo che ci fosse magari solo il classico capitolo, un capitolo al massimo, e invece ci sono davvero tante pagine all'interno del volume a colori. E non solo in quadricomia, e anche a tavolozza completa, e poi dite solo in quadricomia. Ci siamo beccati un bel po' di capitoli a colori, almeno questo ci rasserena un po', anche perché comunque sarà una serie lunga di oltre 30 volumi che è difficile da portare a termine, però io credo che sostanzialmente chi va a comprarsi City Hunter, la Complete Edition, sia una persona che ha amato il cartone da giovane, ha letto l'edizione Star Comics e vuole andarsi a vedere tutte le differenze, perché all'interno di questa Complete Edition trovate anche dei disegni aggiunti per l'occasione dall'autore, quindi non è una ristampa e basta, è anche una riedizione totale, sono dei disegni qua e là, ci sono le pagine a colori, bene o male almeno c'è questo. Piccola nota, purtroppo le onomatopee non sono tradotte, però non ci sono neanche le note piccole in italiano a fianco, come fa praticamente la Divisual, e sempre per dare una certa integrità, per dare somiglianza esatta con l'edizione giapponese, però purtroppo questa cosa si sente, e devo dire la verità, a me piace quando sono tradotti in italiano le onomatopee, mannaggia al cacchio. Comunque, che cos'è City Hunter per chi non lo conoscesse? È la storia di un personaggio abbastanza bizzarro, Ryo Seiba, che è uno sweeper. Si offre di aiutare le persone anche con dei mezzi rudi. Di solito chi si rivolge a lui è perché deve regolare dei conti in sospeso con qualcuno, c'è qualcuno da far fuori, praticamente da uccidere, e lascia un messaggio alla stazione di Shinjuku con scritte le lettere XYZ, e sono le ultime lettere dell'alfabeto, e proprio per questo stanno a significare che City Hunter è l'ultima risorsa a cui possono da cui possono attingere, è l'ultima persona a cui possono affidarsi. Ryo inizialmente nel manga collabora insieme a Makimura, eccolo qui, lo vediamo mentre si pulisce gli occhiali, che ha un carattere di poco rilievo rispetto a Ryo, perché Ryo è spumeggiante, è fessacchiotto, gli piacciono le femmine, fa bene, è davvero un porco, tocca le clienti, cioè cose che non dovrebbe fare assolutamente. Però d'altro canto ha anche un carattere che tiene nascosto agli altri, una parte del suo carattere fredda, dura, spietata, che tira fuori solo nei momenti del bisogno. Chi ha visto l'anime, chi ha letto il manga, sa che Ryo è un ex mercenario e che quindi sangue, morte, omicidi sono all'ordine del giorno per lui. Proprio per questo è l'unica persona capace di fare questo lavoro. C'è una cosa davvero interessante. Tra un capitolo e l'altro, più o meno, ci sono le note del capo redattore responsabile del manga quando veniva pubblicato all'epoca. Ecco qui. Ci sono queste piccole note. Delle piccole chicche che ti fanno capire come è stato realizzato il personaggio, come è stata creata tutta la storia. Ed è interessante. Più in là, sempre all'interno del primo volume, arriva un altro personaggio
Kaori Makimura, la sorella del partner di Ryo, che sostituirà a tutti gli effetti il fratello all'interno della storia, riuscendo a dare quel pepe in più all'interno delle situazioni, facendole diventare più divertenti e anche erotiche, perché Ryo Seba, come abbiamo detto, è un porco e quindi praticamente ogni volta che si avvicina a una donna letteralmente non sa contenersi, però il carattere mascolino di Kaori riuscirà sempre a tenerlo a bada, a fargli chiudere il becco. City Hunter è una serie che riesce davvero ad altalenare bene momenti di assurdo divertimento con quelli dell'azione più cruda, più concitata. Faccio vedere intanto qualche altra tavola di Tsakasa Ojo per riuscire anche ad apprezzare non solo il lavoro che ha realizzato creando questa serie e questi personaggi che sono diventati immortali anche nei cuori degli italiani, ma che è anche un grande autore, un grande disegnatore che riesce davvero ad adattarsi bene e a realizzare grandi tavole, davvero bello. Io, come vi ho detto, lo consiglio assolutamente a chi è stato già fan. I nuovi fan, io dico, andateci con i piedi di piombo, perché è una serie degli anni 80, è bella, è fantastica. C'è anche un piccolo riferimento a Dragon Ball, mo sta a vedere che lo riesco a trovare su quelle cose impossibili che dico e poi non le trovo. Se aspettate solo un attimino, magari lo trovo davvero, chissà. Proprio quando incontra Kaori per la prima volta vestita da uomo, non riesce a distinguere se è un uomo o una donna, proprio perché molto mascolina, e dice: come farò la prossima volta a capire se è un uomo o una donna? È facile, con una palpatina. Glielo suggerisce addirittura Goku. Queste piccole licenze se le possono permettere solo quelli che, come Tsakasa Ojo, lavoravano in quel periodo. Davvero fantastico, c'è questo riferimento storico incredibile, bello, bello davvero. Come vi ho detto, City Hunter è una serie dove c'è azione cruda, sessualità, un po' di fanservice, quindi per chi ama questo genere di storie City Hunter è più che adatto, o anche a chi vuole riscoprire un mito. Planet Manga inoltre ha realizzato anche un'edizione variant con sovracopertina lucida, eccola qui, dietro c'è Kaori, al prezzo di 8,90 euro. Per ora è tutto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.